Buongiorno dal TG di Federpharma Channel. Più di 35.000 i farmacisti e gli operatori professionali presenti a Cosmofarma 2018, che hanno potuto relazionarsi con le 400 aziende espositrici leader del mercato. Grande affluenza è stata registrata negli oltre 80 convegni con esperti scientifici e associazioni. I tavoli di lavoro in Cosmofarma, spiega Marco Cossolo, presidente di Federpharma, fra le farmacie, i rappresentanti politici e istituzionali hanno mostrato quali siano le reali prospettive per le farmacie. Relativamente alla mia partecipazione, ribadisce Cossolo, alla discussione, quello che mi premeva maggiormente era condividere con le istituzioni la revisione del ruolo della farmacia che stiamo portando avanti secondo quella che è la visione di quest'ultimo anno. Perplessità e preoccupazioni del Tribunale per i diritti del malato di cittadinanza attiva per il decreto di riparto del fondo di 60 milioni di euro per il 2018-2020, previsto nell'ultima legge di bilancio per ridurre il peso dei ticket in sanità, provvedimento che oggi sarà oggetto di confronto tecnico tra lo Stato e le Regioni. Il fondo è stato ottenuto proprio grazie alla mobilitazione di cittadinanza attiva per l'abrogazione del super ticket con la raccolta di 40.000 firme. Ricorda appunto una nota dell'associazione che chiede inoltre un incontro urgente con il Ministero della Salute e si appella al nuovo Parlamento. Un impegno dedicato ad aiutare le donne oggetto di maltrattamenti fisici e psicologici ad uscire dalla propria condizione di disagio e sofferenza, valorizzando anche in questo ambito il ruolo del farmacista e la funzione sociale della farmacia, quali punto di riferimento essenziale per tutti i cittadini e in particolare per quelli più deboli e in difficoltà. Questa è la motivazione del premio Farmacista dell'anno consegnato ad Angela Margiotta, presidente di Farmaciste Insieme, durante Cosmofarma 2018. Sono felicissima di questo riconoscimento, ha spiegato la Margiotta, che arriva per il progetto Mimosa, che oggi troviamo in 11.000 farmacie d'Italia. Il mio auspicio, aggiunge, è che questo possa essere d'impulso per espandersi in tutte le 18.000 farmacie. E ora l'ultima notizia di oggi. Sono più di 81 milioni gli scontrini inviati al Ministero delle Finanze dalle 2.800 farmacie lombarde, validi per la certificazione delle spese sanitarie dei cittadini che hanno deciso di presentare la dichiarazione dei redditi con il 730 precompilato di quest'anno. E questa è l'ultima notizia del TG di oggi. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento all'edizione di domani.